Molto lì l'intervento preciso di Berezuschi. Ancora De Rossi, colpo di tacco all'indietro di Zagojev. Palotelli all'inseguimento del pallone. Campisti e siamo un po' scoperti, attenzione ad Arshavin in mezzo, ancora l'intervento provvidenziale di Chiellini. Fortunatamente ci attaccano, pensavo ad una rossa più attendista, non lo è in questo momento, ci vengono a pressare anche nella nostra tre quarti, questo ci fa solamente bene. Calcio d'angolo per la formazione allenata da Dick Advocat. Prova ad uscire dall'area di rigore la squadra azzurra, pallone fuori, adesso giocato da Zagojev, impegna severamente Gianluigi Buffon, applausi del pubblico, molto attento Buffon. In presa ferrea, nessun problema, dello scatto in avanti Montolivo. Lancio lungo per Balotelli, fermo con il petto, palla sul destro, grandissimo intervento di Malafiev, prima opportunità per la nazionale azzurra al settimo minuto. Il controllo di Balotelli, bravo nel suggerire il passaggio in profondità ad Andrea Pirlo, ferma bene con il petto, poi di controbalzo e con la mano sinistra Malafiev, titolare dello Zenit, devia in calcio d'angolo. Sono subito in verticale come Pirlo, tutti quelli del centrocampo subito, le verticalizzazioni dopo il fraseggio. Arshavin di prima, ancora in mezzo Shirokov, la conclusione micidiale di Kirshakov. Guarda come gli ha girato intorno, molto bravo nell'esecuzione, anche molto bravo per andarsene a cercare. Faccia esterna del palo, 0-0 al nono minuto. Rivediamo la conclusione e la faccia esterna del palo colpita da Kershakov. Bonucci non ha cercato l'uomo, si è visto scavalcare e non è andato a cercare l'uomo, è rimasto sul posto e però ha dato la possibilità all'avversario di calciare in porta. Ambe per attaccare gli spazi, quindi anche non ha paura di attaccare 40 metri di campo, quindi bisogna sfruttarlo in questo senso. Cassano no, ma Balotelli ha queste caratteristiche. Denisov. Giocherella adesso la Russia con il pallone, palla a terra, Zirianov ancora a destra per Nababkin, Denisov, si alza adesso Bonucci, palla in mezzo, attraversa tutta l'area del portiere, servire Montolivo a centro area a sinistra, non ha colpito pieno netto il pallone. Denisov, Zhirkov, Ignacevic, lancio a tagliare il campo di testa Zagojev. Attenzione Kershakov, Arshavin, palla per Zhirkov, ancora Arshavin e poi la conclusione completamente sbagliata questa volta da Shirokov. Meno male che Arshavin non ha tirato in porta, vedeva 7 metri di porta qui, guarda, vede 7 metri, ha dovuto servire sulla sinistra lì, a quel punto insomma troppi dribbling, poi veramente poi c'era troppa densità, è arrivato male con il piatto destro troppo largo sul pallone Shirokov, poi ancora preziosismo inutile Denisov, poi ancora Zhirkov, Zirianov, il velo, l'intervento pulito. Li soffriamo, adesso cominciamo a soffrire troppo questi scambi, questi veli, questi dai e vai. Ferma molto bene il pallone, Montolivo perde il contrasto, Arshavin, attenzione in area di rigore, poi per Kershakov all'indietro ancora, Arshavin, palla sul sinistro, posizione di tiro, grossa occasione, sciupata da Zirianov, ancora un pericolo. Sì, guarda, ancora palla che gli inserimenti non riusciamo a leggerli, facciamo fatica, quindi guarda che tempi di reazione qui molto non sufficienti, perché qui dobbiamo essere già cattivi, andare e buttarsi per prendere questa palla. Comunque era riuscito in qualche modo a tenere il pallone tra i piedi, attenzione ancora la Russia, difesa azzurra sempre troppo scoperta e ancora l'ennesima, la quarta occasione, questa volta sciupata da Zirianov. Un altro velo, un'altra lettura errata, meno male che ha toccato ha calciato per terra. Però vincente verso gli europei, 26 punti, 20 gol fatti, soltanto 2 subiti, miglior difesa del torneo, mentre attacca ancora la formazione russa, questa volta prova in qualche modo con Zagojev a cogliere lo specchio della porta.
stiamo sfilacciando, stiamo, guarda quanto spazio che solitamente non concediamo mai agli avversari, questi palloni facili, questo girarsi dentro l'area di rigore. Sì, insomma, comunque è insomma incredibile, Zagojev in mezzo a 4-5 azzurri, è riuscito in qualche modo a difendere il pallone. Pallone altissimo per Žirkov e poi Buffon proprio all'altezza del suo palo. Vedremo. È un'impressione a guardarlo da pochi metri. Arshavin di prima per Žirkov, tiene il pallone in campo, lo mette in mezzo rodente, Buffon non se lo lascia sfuggire. C'è Balotelli in area di rigore, ancora Marchisio contro Nababkin, il colpo di testa di Balotelli. Colpisce poco con la fronte forse. Lì dimostra di non è... La finta di Balotelli, morbido per Cassano con il petto e poi con il destro. Sì. Tutte e due. Buona l'esecuzione, buono il... Guarda come morbido in questo passaggio Balotelli, e anche qui molto bravo Cassano, ha tenuto la palla. La prova che fece contro gli Stati Uniti con Obon a sinistra. De Rossi, buona. Ah, occasione clamorosa, sciupata, forse pensava di essere in condizione di fuori gioco, incredibile. Marchisio, vediamo. Sì, buonissima, no, buona. Obon dunque, come ci ha annunciato dopo Rosina tanti anni fa, Alessandro Rosina. Palla in area di rigore, la giravolta, la girata anzi improvvisa di Kershakov, sempre lui. Adesso si riscaldano Nocerino e Giaccherini. Quindi Italia che viene stravolta, che verrà stravolta dai cambi decisi da Cesare Prandelli. Eccolo Kershakov, il più pericoloso, il più temibile degli attaccanti russi, Sasha Kershakov dello Zenit. Uscito ovviamente, era difficilissimo poterlo fermare in qualche modo. Entrerà anche Nocerino per Montolivo. Attenzione alla Russia, ancora la conclusione, il gol secco questa volta di Kershakov. Ancora un vero, abbiamo sempre subito. Lui, lo abbiamo detto più volte, ancora una volta, Kershakov ha punito la squadra azzurra al 14esimo. Ancora un grave errore di marcamento. Rivediamo. Ancora mi dispiace Bonucci che gira. Velo, dobbiamo dire involontario, però sì, questa però, volta. Vedi, c'è il tentativo. Aspetta, diamo la linea a Antinelli. Perfetto. Perché ci sono due cambi importanti. Sì, allora Thiago Motta per De Rossi e poi Nocerino per Montolivo, ridisegnato il nostro centrocampo. Grazie. È incredibile come Kershakov comunque sia riuscito sempre a liberarsi delle guardie azzurre. Centralmente facciamo fatica, ecco, non abbiamo capacità nervose di rimanere sul pezzo, di stare lì sull'uomo, anche di... Arshavin che ha ricevuto da Pavliushenko in area di rigore, fronteggiato da Maggio, palla in mezzo, De Santis ingannato da una leggera deviazione di Maggio, riesce in qualche modo a toccare il pallone con la mano destra e mandarlo in calcio d'angolo. Italia in grande affanno adesso. Perino, Giovinco, anticipato, allunga il piede Žirkov, ancora Žirkov, Arshavin, Shirokov. No, ancora questo? Niente. Hai visto quella c'è Arshavin, l'immagine dei nostri. Attenzione, errore clamoroso! La rete incredibile della squadra russa con Shirokov. A porta praticamente vuota, esattamente, ha fatto centro al 30esimo. Guardate che pasticcio incredibile. Ecco, quella palla là. Quella di Bonucci. Malinteso incredibile. Un calcio di rigore per Shirokov. Sì. Denisov, il migliore secondo noi della formazione russa. Ha giocato un'infinità di palloni. Li ha distribuiti sempre in modo molto saggio, pulito. Non sciupa mai un pallone. Denisov, eccolo in azione. Tutti lo cercano. Se ne libera subito. A bordo campo intanto vediamo anche un altro giocatore russo. Kombarov. Si tratta di Kombarov, uno degli ultimi convocati. Avvocata, attenzione, Žirkov. Žirkov. E questa volta ci mette una pezza Nocerino. Sì, ancora una volta però un avversario alle spalle. Guarda qui. È vero che dobbiamo essere lì, densità ci vuole davanti alla porta.
da un versante all'altro, il tocco leggero con il tacco di Arshavin per il nuovo entrato Kombarov. Pavlyuchenko, Denisov come al solito fa girare prontamente il pallone. Attenzione adesso ancora la squadra allenata da Dick Advocaat, che a folate improvvise si porta in avanti. L'Italia sembra sempre un po' così spaventata, disorientata, si vede che ha timore. Pavlyuchenko, palla sul destro, finisce a terra, scivola, esterno improbabile, attenzione, 3-0. Ai ai ai, Shirokov, 3-0. E arriva anche qualche fischio nei confronti di una squadra, quella azzurra, che certo non ha avuto modo di prepararsi adeguatamente per questa amichevole. No, molti fischi per la verità, qualche bandiera russa che sventola e tanti tanti fischi e tanta gente che era venuta qua sperando di una festa che sta lasciando lo stadio. Qui sfortunatissimi, il destro molto sporco di Kokorin, l'intervento poi Di Maggio che è scivolato sul piede d'appoggio, il pallone che si è impennato. Però dobbiamo essere consapevoli, ecco, che abbiamo bisogno. Balotelli, il destro radente, sfiora la traversa, c'è anche la leggera deviazione, quindi il calcio d'angolo per l'Italia ormai al 45esimo, al 90esimo.